Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare con voi in questa settima parte di questa serie di video che appunto stiamo portando avanti per la difesa della verità della parola di Dio che è la Bibbia. Bene, come sempre è doveroso fare un brevissimo riassunto delle puntate precedenti. Lo vogliamo fare veramente spendendo pochissimi minuti, infatti siamo coscienti del fatto che sicuramente non saranno pochi coloro che magari inizieranno a visualizzare ora il video presente, ora magari il video numero 4, il video numero 5, senza aver visto appunto le puntate, chiamiamole così, precedenti. Quindi magari non sanno bene quello che si è detto. Quindi ovviamente nell'invitarvi a guardare, se siete interessati, le puntate partendo appunto dalla numero 1, intanto vi facciamo un breve riepilogo. Bene, abbiamo iniziato con questa serie di video a rappresentare il pensiero ufologico, ovvero quelle persone che sono sparse nel mondo, che sono diverse, insomma, che ogni nazione, diciamo, ha il suo cavallino rampante, si è sollevata, diciamo, questa organizzazione o queste organizzazioni si sono sollevate, no, per far dire alla parola di Dio quello che in verità non avrebbe mai detto, e quindi cominciano a dire che nella parola di Dio ci sono alieni, che la parola di Dio in verità non direbbe quello che qualcuno secondo loro ci avrebbe voluto far credere. Quindi insomma abbiamo cominciato a smontare tutte queste diciamo barbarità, perché non si possono neanche definire teorie, perché sono pura e santa menzogna. Ora noi abbiamo dimostrato come questi movimenti ufologici, perché appunto chi dice che nella parola di Dio c'è un alieno è un ufologo, che poi lui non lo voglia manifestare palesemente, questo è un altro discorso, ma come dice la parola di Dio è dai frutti che si riconoscono le persone. Benissimo. Quindi noi abbiamo dimostrato come il movimento ufologico è strettamente collegato, correlato con altri movimenti, quali ad esempio l'induismo, la New Age, il movimento proprio denominato, diciamo in modo palese, ufologo, e appunto questi, diciamo, ufologi nascosti. Il fondamento di tutti questi movimenti sono mondi oscuri ed esoterici, quali lo yoga, il kundalini, le sessioni spiritiche, il contattismo, i canalizzatori, i medium, insomma tutte queste cose le abbiamo dimostrato nei video precedenti, ora stiamo solo facendo un mero accenno. Bene, abbiamo altresì detto che questi non hanno nessun riconoscimento da parte di alcuna comunità scientifica e che per anni appunto hanno semplicemente portato come biglietto da visita un mero forum, un mero sito, e infine dopo circa 6 anni o molti anni, insomma secondo la nazione che si va a indagare, sono riusciti a organizzare una pseudo riunione, conferenza, dibattito con alcuni diciamo cristiani, professori, teologi, eccetera eccetera, i quali appunto si sono venduti alla massoneria, questo lo abbiamo dimostrato nel video numero 3. Hanno rinnegato, rigettato lo stesso cristianesimo, pur essendo teologi, eccetera, eccetera, e hanno detto che questi cristiani, che loro non hanno trovato nessun Dio nella parola di Dio. Quindi si sono venduti palesemente, diciamo, a questo mondo oscuro della massoneria. Ora stiamo abbreviando. Potete vedere il video numero 3. Abbiamo parlato bene in profondità di questo aspetto e lo abbiamo anche dimostrato. Benissimo. Abbiamo dimostrato come queste 600 differenze che ci sono tra un manoscritto e l'altro, ok? Noi abbiamo un'infinità di manoscritti per quanto riguarda i testi biblici, sono migliaia, 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 più di 10.000, ok? Quindi nessun, diciamo, opera esistente sul pianeta Terra vanta talmente tanti manoscritti, e abbiamo decine e decine e decine
come dire, testimonianze storiche, decine di migliaia di testimonianze storiche, eccetera, eccetera, eccetera. E che queste divergenze tra tutti questi manoscritti, che sono 600, anche se loro dicono che sono 1000, però, come diciamo sempre, facciamo finta, come dicono loro, facciamo finta, anche noi facciamo finta che siano 1000. Queste 1000 divergenze intaccano il fondamento biblico generale dello 0,234%, questo non ve lo dicono. E che queste divergenze si trovano in un totale, queste 1000 divergenze, si trovano in un totale di 3.500.000, quasi 600.000 lettere. Quindi è veramente una cosa proprio minima, cioè quasi inesistente, potremmo dire. Abbiamo cominciato a trattare molti termini, abbiamo letto i testi originali, abbiamo dimostrato come non è vero che El Shaddai non vuol dire nulla, che nessuno sa quello che significa, abbiamo dimostrato come non è vero che Olam non significhi eternità, abbiamo dimostrato come Bara non è vero che non significa creare dal nulla, e continuiamo insomma a parlare insomma, delle verità bibliche e delle menzogne, appunto, che questi ufologi massoni stanno portando avanti. Bene, questo è stato in modo molto, ma molto, ma molto conciso, molto pragmatico, quello che abbiamo detto. Benissimo. In questo video cosa vogliamo fare, come dire, di cosa vogliamo parlare? Ma noi abbiamo pensato, a questo punto penso sia doveroso portare il termine Elohim. Benissimo. Elohim o Elohim, secondo come lo si voglia pronunciare. Intanto spendiamo due parole sulla pronuncia. Normalmente si dice Elohim. Si può anche dire Elohim. Noterete che non pochi dicono Elohim. Elohim è sbagliato, non è corretto, lo diciamo fin da subito. Benissimo. Ora, perché molti dicono Elohim, soprattutto molti ebrei, grandi rabbini, anche Chachamim, dicono Elohim? Domanda. Proprio per questo, perché è sbagliato. E siccome è sbagliato, gli ebrei non vogliono che si pronunci il nome di Dio correttamente, perché gli dà fastidio, per una serie di motivi. Ecco qui uno dei motivi anche se non è molto attinente adesso, perché non è proprio questo il motivo, del quale nessuno saprebbe il nome, diciamo, chiamiamolo nome, il nome di Dio, Yod-Heh-Vav-Heh. Normalmente si dice Yahweh o Yahweh, altri dicono Yehovah, vabbè, adesso non è questo il punto, non tratteremo questo termine. No, si è perso, diciamo, si è persa la conoscenza del come si pronunciava in principio questo nome. Forse un giorno dedicheremo un video a questo, è molto bello. Quindi gli ebrei hanno sempre tentato di nascondere, okay, il nome di Dio, la pronuncia dei nomi di Dio, non solo di Yahweh, ma anche di altri, tra cui appunto Elohim o Elohim. Perché? Per due motivi. Uno, perché loro non vogliono che anche quelli del proprio popolo pronuncino il nome di Dio invano, perché c'è questo comandamento, non pronunciare il nome di Dio invano. Ora non entriamo qui nel merito della situazione, perché non pronunciare il nome di Dio invano significa lo puoi pronunciare, ma adesso questo è un altro discorso, non fa parte del presente video. Quindi, non pronunciare il nome di Dio invano. Un altro motivo è che comunque loro, in senso buono, non in senso cattivo, sono gelosi, diciamo, dei gentili che vadano in giro pronunciando il nome di Dio e pronunciandolo anche invano, e infatti si pronunciano molto spesso invano nel mezzo, diciamo, dei gentili, quindi di noi. E quindi loro non vogliono questo. Allora, cosa hanno escogitato? Hanno escogitato far sì che le persone non pronunciassero il nome correttamente. Siccome non si dice Elohim, si dice Elohim o Elohim, perché poi c'è anche una regola che dice che la He, tutto sommato, è muta, quindi a seconda di come stanno le cose, quindi
Però, insomma, questo adesso è un altro discorso. Però, di fatto, non si può dire Elohim, perché è sbagliato. Allora loro dicono, no, no, si dice Elohim. Ma non è Elohim, è Elohim o Elohim. Ecco perché molti dicono Elohim o Ekad, e li senti che mettono sta K, sta Kaf o sta Kof, perché sono due le K, la Kaf e la Kof, dappertutto. La Kof a sua volta, quando non ha il Dagesh, diventa He pure questa, eccetera eccetera eccetera, e mettono sta K dappertutto. In verità non c'è nessuna K, è He, He, Elohim, anzi dolce Elohim, ecco. Oppure Elohim. Bene, intanto si pronuncia in questo modo, cominciamo subito col dire questo, benissimo, da che ci siamo, insomma, anche se diciamo non è proprio di nostro interesse adesso questo, però già che ci siamo ci è sembrato doveroso farlo, benissimo. Allora, domanda: Elohim o Elohim cosa significa? Abbiamo dimostrato, come già detto nel video precedente, che El Shaddai in verità ha un significato, benissimo. Adesso dimostreremo come anche Elohim, io normalmente lo dico in questa maniera, Elohim, c'è chi lo dice con la He, io normalmente dico Elohim. Elohim in verità ha il suo significato. Benissimo. Chi ha seguito il video numero 6 e numero 5, ok, saprà perfettamente che il pensiero giudaico, ok, viene retto non dai rabbini, attenzione, questo è molto importante, il pensiero giudaico viene retto dai Chachamim. Cosa o chi sono i Chachamim? I Chachamim sono i sapienti o i saggi del popolo di Israele. Quindi Chachamim è un plurale e il singolare Chacham. Quello che regge il pensiero giudaico, ok, è il Chacham, è quello che hanno detto i Chachamim. Questo è molto importante. Non è quello che dicono i rabbini, anche se quello che dicono i rabbini è importantissimo, no? Chiaro. Sempre che si trovano poi allineati, diciamo, con l'ortodossia, il pensiero generale, la parola di Dio, la Torah, perché non dimentichiamo, come già abbiamo detto nei video precedenti, che ogni tanto qualcuno va fuori di testa. E non è che quando qualcuno va fuori di testa questo si concretizza solamente nei nostri mondi, per esempio il cattolicesimo, gli evangelici o i protestanti. Questo avviene dappertutto. Quindi anche nel giudaismo ci sono persone che, pur essendo rabbini rispettabili, intellettualmente molto colti, molto preparati, questo non significa che ogni tanto qualcuno va fuori di testa e si mette a dire cose che non stanno né in cielo e né in terra. E ancora di più ci sono, anche così come ci sono preti, così come ci sono pastori come me e così come ci sono presbiteri nel mondo appunto protestante, che qualcuno o alcuni si sono venduti alla massoneria, ok? Anche in mezzo ai rabbini ci sono rabbini che si sono venduti alla massoneria. Insomma, non è che capita solo nei nostri mondi, l'abbiamo visto anche con questo pseudo dibattito, ok? Con questo ufologo italiano, con altre realtà, insomma, cristiane, come questi cristiani hanno perfettamente rinnegato il cristianesimo, Dio e la parola di Dio, dicendo che nella Bibbia non c'è nessun Dio. Alla fine hanno detto questo, vedete il video numero 3. E quindi è chiaro che o si sono venduti alla massoneria o comunque sono sottostati a questi ricatti, se no gli toglievano la cattedra, e quindi voglio dire, questo capita. Ma però poi, come si dice sempre, carta canta. Quello che conta poi è quello che dice la Bibbia e quello che dice, come dire, l'ufficialità delle carte in generale. Perché noi abbiamo una storia e la storia ha sempre detto quello che ha detto. Infatti quando qualche infelice cristiano si alzò, si sollevò e disse io non ho trovato Dio nella teologia, noi abbiamo dimostrato come, primo, Dio non va cercato nella teologia, va cercato nella parola di Dio e nel creato. E poi, anche se fosse, comunque la teologia ha sempre dimostrato che lì c'è Dio. Perché uno su tutti, se vai a cercare nella teologia cattolica, basta leggere
Summa Theologica di Tommaso d'Aquino. Altro che lì, quello è proprio la dimostrazione palese che Dio c'è. E poi ognuno ha i suoi libri, ma quindi è tutto sommato, oltre che non si deve cercare Dio nella teologia, ma è pure falso. Quindi voglio dire, ogni tanto capita che qualcuno va fuori di testa o si vende alla massoneria. Benissimo. Ora, detto questo, vogliamo riprendere appunto il fatto che ciò che regge il concetto, diciamo, giudaico, i principi giudaici fondati nella Torah e nel Tanakh, in particolare nella Torah, ok, sono i Chachamim. Quindi quello che conta non è tanto quello che dicono i rabbini, ma quello che dicono i Chachamim. Allora, i due più fra i più grandi Chachamim che il popolo giudaico abbia mai avuto, ok, sono nati su per giù nel 1000 d.C., ok, e uno sono stati Rashi e Rambam. Rashi siamo intorno al 1040 e subito, insomma, a cavallo c'è anche Rambam. Benissimo. Questi due sono proprio quelli che, quando dici questi due, hai detto, che ne so, hai stabilito un canone, possiamo, ecco, dire questo. Quindi sono proprio due colonne. Bene, ora Rashi, noi abbiamo visto già Rashi nelle puntate precedenti, la 5 e la numero 6, e abbiamo letto, okay, direttamente i suoi commenti, come Rashi ha dimostrato che El Shaddai significa quello che significa, quello che già abbiamo detto, e che tutto sommato corrisponde all'analisi grammaticale, linguistica e esegetica che noi avevamo fatto ancora prima di leggerlo, perché non ci avevamo pensato minimamente a Rashi. Abbiamo fatto tutto questo, dopo averlo fatto, dopo aver caricato il video e tutto quanto, ci siamo detti, aspetta un po', ma Rashi ne ha parlato sicuramente, andiamo un po' a vedere. Siamo andati un po' a vedere i commenti di Rashi che noi abbiamo e ci siamo resi conto che lui ha detto esattamente le cose che noi avevamo detto, e infatti abbiamo caricato il video numero 6 e abbiamo detto, ragazzi, guardate, quello che avevamo detto nel video numero 5 corrisponde esattamente a quello che Rashi sta dicendo, eccolo qua, e ve lo abbiamo fatto leggere con la webcam, e quindi abbiamo potuto constatare insieme quello che Rashi, un Chacham, ha detto, non un rabbino qualsiasi, lo ha detto un Chacham. Quindi quando un rabbino si alza e dice sciocchezze, normalmente c'è sempre un pensiero dietro. E cioè è il pensiero dei Chachamim. Punto e basta. Poi che tu non lo voglia accettare, questo ne hai facoltà. Benissimo. Bene, allora, venendo a noi, Elohim. Non si sa bene quello che significa, nessuno sa quello che significa, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E cominciano a dare addosso a questo nome di Dio. A parte che dire nome di Dio è improprio, abbiamo già fatto un video in questo. Comunque, al di là di ciò, che adesso non rientra in questo oggetto del presente video, vogliamo vedere un attimino, ok, il Chachamim Rashi cosa dice a proposito di Elohim, partendo dal fatto che Elohim, ok, questo termine Elohim, che è un plurale, essendo un plurale, si basa, ok, sulla parola El. Elle viene utilizzato, ok, per, come dire, per identificare o la deità, oppure anche per usarsi, si può usare anche come dire una, tipo una congiunzione, no, che sta per a o per, no, è per il, no, quindi elle, a o a, vado a casa, elle, no, andare verso qualcosa, a, per, insomma, e molti altri significati. Oppure si può usare anche come nome proprio di Dio, El. Benissimo. Quindi El, che diciamo è ciò che regge la parola Elohim,
così come anche questo rientra in El Shaddai, anche se nel video precedente abbiamo trattato solamente il termine Shaddai, e in questo video tratteremo anche il termine El, perché compone la parola Elohim, quindi El o Im, quindi Im plurale, El singolare. Quindi vogliamo vedere quello che un Chachamim, che viene riconosciuto tassativamente, ok, da tutto il giudaismo di tutti i secoli, come un Chachamim, come Rashi, quindi uno dei più autorevoli, uno dei più grandi in assoluto, quello che Rashi dice appunto su Elohim. Benissimo. Su El, scusate. Poi vedremo anche quello che dice su Elohim. A proposito che nessuno sa quello che significa Elohim. Bene. Allora io vado a prendere il commento al Bereshit, quindi alla Genesi, di Rashi. Bene. Eccolo qua. Questo è il commento, ok, alla Genesi. Allora, e dobbiamo andare in Genesi 31:29. Allora, Genesi 31:29. Allora, fammi un po' capire come... Genesi 31:29. Allora, fammi capire un po' che cosa fare adesso. Se farvi vedere... Va bene, sai che faccio? Prendo un attimino una Bibbia. Allora, se noi andiamo a leggere Genesi 31:29, allora questo lo mettiamo qua, perfetto. Adesso non ve la metto sul desktop per motivi di tempo. Genesi 31:29, ok? Genesi 31:29, lo vogliamo leggere, dice così. Allora, sarebbe il mio potere, qui è Labano che parla, sarebbe il mio potere di farvi del male, ma il Dio del padre vostro mi parlò la notte passata dicendo: guardati che tu non venga a parole con Giacobbe né in bene né in male. Benissimo, questo diciamo è un passo importante. Adesso io prendo un attimo il commento, ok, di un Chacham, ok, e vi porto con me, prego, seguitemi. Allora, questo è il, come dire, il commento alla Genesi di Rashi. Vedete? Rashi. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, Rashi. Scusate, sto lavorando con una mano e lavoro molto male. Allora, Rashi, commento alla Genesi. Mi sono messo la penna per evitare ulteriori difficoltà. Allora, questo è Genesi 31, dal 23 al 33, questo è il verso 29. Come abbiamo già dimostrato nel video precedente e nei video precedenti, questo qui, il commento appunto di Rashi, si svolge nella seguente maniera. Praticamente Rashi scrive il verso della parola di Dio, in questo caso ogni verso della Genesi, per così poi continuare fino alla fine del Tanakh, quindi fino a Malachia. Ha commentato tutto il Tanakh. Rashi appunto viene da Rosh Testa, insomma un uomo molto saggio, appunto un Chacham. Sotto la traduzione, diciamo il verso scritto, ok, c'è il commento, e poi ancora sotto ci sono i richiami del Talmud, insomma Gadà,
insomma tutto quello che compone il Talmud, la Mishnah e anche i Targumim, è molto importante. Ok? Bene, quindi andiamo a prendere appunto il verso 29, eccolo qua. Allora, lui prima scrive il verso, ok? Quindi il verso appunto già l'abbiamo letto e lo rileggiamo. Dice: sarebbe in potere della mia mano farvi del male, ma il Dio dei vostri padri mi ha parlato la notte scorsa dicendo: bada di non dir niente a Giacobbe né in bene né in male. Okay. Una volta che Rashi scrive il verso, sotto lo va a commentare e dà la spiegazione, che non è la spiegazione di un rabbino semplice, ma è la spiegazione di un chacham. Tutto il pensiero giudaico, l'ho già detto e lo voglio ripetere, regge sul pensiero dei chachamim. Quindi quello che stiamo per leggere è proprio il pensiero di un grande saggio, un grande sapiente e soprattutto un esperto nella lingua giudaica veterotestamentaria. Ricordiamo che Rashi, tra l'altro, è stato uno dei più grandi esperti in questa lingua che il popolo ebraico ha avuto, non è stato l'unico, ma comunque è stato uno dei più grandi, e gli stessi rabbini di oggi dicono che quando Rashi si mette a fare grammatica ti spacca il cervello, perché è veramente geniale. Ok, bene, vediamo cosa dice il Chacham Rashi in merito a quello che abbiamo letto. Lui dice: sarebbe in potere di El, ecco, quindi nell'originale troviamo il nome El, ok. Poi prosegue e dice: della mia mano. Poi dice Rashi: vi è forza e potenza nella mia mano così da farvi del male. E poi dice: il termine El come nome di Dio significa forza e grande potenza. Lo ripeto, il termine, dice Rashi, un chacham, il termine El come nome di Dio significa forza e grande potenza. Purtroppo sta telecamera, si vede male, lo so. Ok? Bene, cari amici. Allora, abbiamo visto come un grande sapiente del popolo giudaico, ok, un chacham tra i più grandi, e un grande linguista, un grande conoscitore, un profondo conoscitore dell'ebraico biblico, uno dei più grandi che tra i diversi più grandi che il popolo ebraico ha avuto, dice che El, ok, significa Dio, ovviamente questo poi lo dirà anche in altre parti, e denota potenza e forza. Ecco il perché questo convalida ulteriormente, e qui apriamo una parentesi, convalida ulteriormente tutto quello che abbiamo detto nel video numero 5 e nel video numero 6, quando abbiamo dimostrato che Shaddai, tra i vari significati, appunto si traduce con onnipotente, perché infatti oltre a tutto l'analisi linguistico che noi abbiamo fatto di Shaddai, senza considerare il termine El, chi ha seguito i video precedenti appunto saprà che abbiamo trattato solo la parola Shaddai. Quindi di per sé la parola Shaddai denota onnipotenza come significato, non è l'unico significato, neanche altri. Ad avallare questa verità, questo fatto, ok, è appunto il fatto che Shaddai viene anticipato anche dall'altro nome di Dio, El, quindi è El Shaddai, che significa El, significa forza e potenza, come abbiamo visto che ci ha detto esattamente Rashi. E quindi appunto lo ha detto non un rabbino qualsiasi, ma un chacham, e questo è molto importante, perché tutto il giudaismo pende dai chacham, dai chachamim, tutto il giudaismo pende dai chachamim. Infatti poi tutti gli altri chachamim che seguiranno comunque non faranno altro che anche loro seguire poi questa, diciamo, questa via,
perché è questo il significato. Lo stesso Rambam dirà le stesse cose, come tutti quanti i Chachamim hanno sempre fatto. Quindi se un rabbino si dovesse alzare, come ogni tanto accade, e andare contro il pensiero dei Chachamim, questo qui viene bandito proprio dalla comunità, diciamo, internazionale, appunto, del giudaismo. Benissimo. Il termine Elohim, ok, che trova, diciamo, che ha, diciamo, nel proprio interno la parola El, appunto Elohim, ok? Anche questo termine denota forza e potenza, quindi si traduce tranquillamente con forte e potente. Infatti, quando il Signore nel principio crea il cielo e la terra, o i cieli e la terra, il termine utilizzato è proprio Elohim, Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet Arez. Nel principio creò Elohim i cieli e la terra. Ora, per creare i cieli e la terra ci vuole una potenza infinita, quindi una onnipotenza, quindi una forza e una potenza infinita. Ecco qui, tra i vari attributi di Dio c'è forza, onnipotenza, creazione, infinito, eccetera, eccetera, eccetera. Questi predicatori del Dio alieno nella Bibbia, che non vogliamo riferirci a un mero libro quanto a un pensiero mondiale, ok, che ormai una volta serpeggiava, adesso galleggia proprio, che ormai ci ha inondati, ok, in tutto il pianeta da circa 70 anni, quindi vuol farci credere, ok, che il Dio non creò i cieli e la terra dal nulla, ma già da una creazione preesistente. Benissimo. Allora, intanto mi devi dire chi avrebbe creato quella creazione preesistente. Cioè, non è che con questo noi annulliamo l'esistenza di Dio, comunque Dio rimane. E comunque è chiaro che Dio ha dovuto, come dire, comunicare con questa umanità, questo per una serie di fattori, che poi tu non lo voglia riconoscere nella parola di Dio, ma non lo puoi negare neanche. Ora, facciamo finta, come dicono loro, no? Loro dicono sempre, facciamo finta che quello che c'è scritto è vero. Benissimo. Anche noi diciamo, facciamo finta che quello che voi dite è vero, ok? Facciamo finta. E facciamo finta, appunto, che questo Elohim avrebbe creato, ok, i cieli e la terra non dal nulla, ma di qualcosa preesistente. E facciamo finta, come dite voi, che non è Dio, ma è un marzianino, o 3-4 marzianini, o un gruppo di marzianini, o una infinità di marzianini. A mappa che marzianini! E questi marzianini avrebbero organizzato, creato e, diciamo, formato, perché è scritto che le cose erano informi, avrebbero organizzato migliaia e miliardi di soli più potenti del sole che vediamo, che illuminano 100.000 volte più del sole che vediamo noi qui sulla Terra. Tutti questi miliardi di galassie le hanno organizzate, hanno messo la Terra, hanno organizzato il mare, le montagne e tutto quanto. Questi marzianini avrebbero fatto tutto questo? Però che marzianini, salute! Anche solo così abbiamo comunque una entità, visto che non volete riconoscere il nome di Dio, abbiamo una entità che è infinita. È incredibile.
Poi, riguardo al fatto che Olam, come già detto, non significa eternità, ma come è scritto nella parola di Dio avanti nel Salmo 90, che i monti fossero formati, che la terra fosse formata, tu già eri? Quindi voi dite, giustamente o ingiustamente, ma non è questo, non siamo scientifici, ma voi dite che il pianeta Terra ha miliardi di anni, miliardi e miliardi di anni, e lì è scritto avanti che il mondo fosse formato tu già eri, e poi dite che questo che già era vivente avanti della fondazione del mondo, dite che non è eterno? Ma vi rendete conto quello che dite? Ma vi rendete conto a chi date retta, a chi seguite, voi che seguite questi ufologi, che abbiamo dimostrato che sono tutto uno con la massoneria e la stregoneria? Stregoneria, massoneria, satanismo è tutto uno, voglio dire. Ma vi rendete conto? Il fatto è che non conoscete la Bibbia e volete far da maestrini. Allora, noi invece insegniamo Bibbia, e questo è il lavoro nostro, lo facciamo noi da bambini che stiamo, come dire, in questo mondo del cristianesimo. Bene, quindi Elohim, che appunto viene da El, diciamo, è conformato più che altro dalla parola El, per creare tutto questo, per organizzare tutto questo, è chiaro che è potente. È onnipotente, è forza. Infatti Elohim è il termine che viene associato con la creazione. Hai mai creato qualcosa tu? Sei capace a creare qualcosa? Sei capace a fare un computer? Io no. Ma tu sei capace? Sei capace a fare un super computer? Sai che cosa sono i super computer? Fatti una ricerca, quello che sono i super computer. Sei capace a creare qualcosa? Beh, Dio ha fatto tutto quello che vedi. Già esisteva la materia, anche se fosse che non è così. Anche se lì bisognerebbe anche soffermarci sui due termini tohu vohu. No, allora se era disordinata è alte, perché non significa esattamente quello, però adesso è da questo video. Tre volte, mi pare... Vado a memoria, mi pare che compare tre volte il termine tohu vavohu nella parola di Dio. Bisognerebbe esaminare tutti e tre i casi. Uno appare in Geremia, uno appare in Isaia e appunto poi in Bereshit, in Genesi 1. Benissimo, quindi Elohim, Elohim. Bene. Vogliamo poi vedere su Elohim. Quello che dice Rashi, che però io adesso non trovo, va bene, non fa niente. Allora, vogliamo vedere quello che dice poi Rashi, poi vedrò insomma di trovarlo. Quello che dice Rashi appunto nel suo commento, bene. Soprattutto lui ne parla comunque nel libro di Esodo di Shemot. Il termine Elohim, ok, che appunto è uno dei nomi, chiamiamoli così, di Dio, non viene utilizzato solamente come nome di Dio, sapete? I nomi nella parola di Dio spesso vengono utilizzati, ok, anche per indicare altre cose, altre situazioni, altre persone. Per esempio, se noi diciamo Signore, no? Signore può essere, ok, utilizzato per qualsiasi signore sulla faccia della terra. Che ne so, vi capita mai di rivolgervi a qualcuno per la strada? Scusi signore, sa dirmi l'ora? Lo chiami signore. Ecco. Ma non ti sogni mai di pensare che sia il signore, perché il signore è solo uno, ma un signore può essere chiunque, ok? Così vale anche per molti altri termini. Nella parola di Dio, per esempio, Adonai, no, normalmente viene utilizzato per appunto
identificare qualcuno con il termine appunto signore. Questo è molto importante. Oppure può essere utilizzato anche per rivolgersi al Signore, che è uno solo. La stessa cosa vale col termine Elohim. Elohim può essere utilizzato per indicare il nome, che si dice Hashem o Hashem. Comunque, Hashem, che viene da Shem. Shem significa nome. Ha è l'articolo Hashem, ok? Altrimenti, se non c'era l'articolo Ha, non c'è articolo indeterminato, indefinito, quindi quando manca l'articolo è un, automaticamente si dice un. Invece con l'articolo appunto diventa determinativo, quindi va a determinare appunto il nome, Hashem. Ma appunto ciò che conta è Shem, nome. Quindi Elohim, ok, può indicare Hashem, quindi il nome, oppure Shem, un nome, Elohim. Dipende. E quindi Elohim si può usare per 1. Indicare il nome di Dio. 2. Indicare una persona qualsiasi. 3. Indicare un giudice. 4. Indicare gli angeli o degli esseri potenti che vengono, diciamo, dall'altro mondo, ok? Quindi dal terzo cielo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente queste quattro forme, 4, 5, quello che è, non stiamo molto approfondendo, già vi stiamo dando un quadro generale, vengono, come dire, viene utilizzato questo nome per, ok, interagire, ok, con più figure. Questo è molto importante. Abbiamo fatto un esempio, ok? Ora, Elohim, quindi, può essere utilizzato, che ne so, secondo quello che si sta dicendo, ok? Noi capiamo a chi si riferisce. E questo è molto importante. Bene, vogliamo vedere un attimino, ok? Nella parola di Dio, come troviamo questo, come lo riscontriamo? E per farlo, cari amici, io vi voglio portare a navigare con me nella rete, come già abbiamo iniziato a fare, ok? Nei video precedenti. Quindi, cari amici, seguiteci, perché adesso andremo un pochino a leggere i testi originali. Venite con noi. Allora, aspettate. Ok, allora in questo momento siamo in registrazione, apro la rete e vado qua. Allora, vado in Torah.it, ok, e gli do invio. Benissimo. Allora, qui praticamente mi si è aperta la pagina, vedete, qui c'è Torah.it. Allora, Torah.it è il sito ufficiale del rabbinato, ok? Italiano, ok? Giudaico ortodosso. Ci clicco dentro, mi si aprirà la pagina, appunto. Eccola qua, questa è la pagina, la faccio un pochino più grandina, eccola qua. Allora, questo è il sito, vedete, Torah.it. Il sito dedicato allo studio della Torah e dell'ebraismo. Allora, noi scendiamo sotto, ok? Qui c'è il testo della Torah, ebraico-italiano. Eccola qua, vedete? Qui c'è scritto Torah. Questa è una Tav, questa è una Vav, questa è una Resh e questa è una He, appunto. Qui c'è il Bereshit, che sarebbe la Genesi. Eccolo qua, questo è Bereshit. E qui è Shemot, eccolo qua, Shemot, che sta appunto Esodo, vedi, Shemot, eccolo qua. Bene, adesso noi, ok, andiamo a dimostrarvi quanto stiamo dicendo. Per esempio, il fatto che, ecco, un'altra cosa che avevamo omesso di dirvi. Il termine Elohim può essere, okay, usato anche per riferirsi a dei pagani, dei stranieri. Questo è molto importante.
Ora, il fatto che noi scopriamo tutte queste cose, okay, questi significati, okay, noi riusciamo a farlo perché come dire, lo riscontriamo, okay, dal contesto biblico. Noi vi abbiamo sempre detto che chiunque abbia fatto almeno la quinta elementare è cosciente del fatto, okay, che un ragionamento va sempre giudicato alla base di un contesto. Tu non puoi decontestualizzare niente, come fanno appunto i nostri cari amici ufologi. Allora, il fatto che Elohim, okay, che per circa 2000 volte si riferisce sempre a Dio, ma ci sono almeno 100 casi, quindi molto pochi, dove si riferisce a dei stranieri. Questo noi lo riscontriamo direttamente dalla Torah. Uno su tutti, appunto, lo troviamo qua, in Shemot. Se noi andiamo in Shemot, quindi in Esodo, nel capitolo 20, eccolo qua, ci vado a cliccare. Anzi, no, voglio fare così, scusate. Voglio fare così perché mi voglio tenere la pagina aperta. Allora, eccolo qua. Allora, lo facciamo un pochino più grande. Troppo. Ok. Allora, questo è il capitolo 18. Andiamo al capitolo 20. Scendo a cercare il capitolo 20. Questo è il 19. E questo è il capitolo numero 20. Eccolo qua. Questo è il capitolo numero 20. Bene. Per esempio, allora, il fatto stesso, come già detto, lo vogliamo ripetere, noi ripetiamo molto perché ci sono persone che, come dire, già le sanno queste cose, altre persone che non le sanno, ci sono alcune persone che acchiappano subito, altre persone che non acchiappano subito, non è che sono meno intelligenti, è che semplicemente ci mettono più tempo, ma è normale, no? Ok. Quindi noi, in virtù di questo vasto pubblico che ci segue, cerchiamo di essere didattici, semplici e ripetitivi. Fa bene, ripetere fa bene molto. Allora, come già detto, lo ripetiamo, il fatto che il termine Elohim si può riferire sia a Dio e sia a dei stranieri, ce lo dice la stessa Torah. Un passo su tutti i 10 comandamenti che si trovano in Esodo 20, eccolo qua. Ovvero Deuteronomio 5, ma adesso siamo in quello classico, Esodo 20. Adesso leggeremo anche qui il, come dire, il testo in originale, benedetto il santo nome del Signore, quindi è molto importante che voi in questo momento ci seguiate attentamente. Bene, allora, dal verso numero 1 noi leggiamo. Quindi Dio proferì tutte queste parole col dire, attenzione, attenzione. Qui nel testo originale, ok, eccolo qua, c'è scritto: Vayedaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Ok. Allora, qualcuno ha detto: non ho mai sentito nessuno fare un'analisi linguistica. E va bene, allora ve la facciamo noi. Ecco, visto che non hai mai sentito nessuno, ecco, allora in questo video la facciamo. Allora, qui c'è scritto Vayedaber, la parola è daber, Vayedaber, va è congiunzione, ok? La parola è daber, da daber, ok? Quindi Vayedaber Elohim, quindi disse Elohim, et non lo traduciamo perché in questo caso non si traduce, non vi sto qui troppo a spiegare le cose, et significa andare verso qualcosa, indicare qualcosa a qualcuno, è molto importante. Alle volte si traduce, in questo caso non lo traduciamo. Kol Hadevarim, quindi kol può significare tutto oppure ogni, in questo caso, scritto in un'altra maniera significa voce. Ma in questo modo significa ogni o tutte. Ha devarim, le parole, ok? Ha è sempre l'articolo, devarim è plurale di parola. Ha ele, ecco. Ha ele, lemor, quindi dicendo, quindi parlò Dio. Qui et non si traduce, quindi parole, ok? Ele, ha ele, quindi queste,
Lemor dicendo. Ora qui si sta riferendo al nome di Dio, okay. E usa appunto il termine Elohim, quindi eccolo qua, Iddio. Indi, Iddio, Iddio, proferì, quindi è Iddio che sta parlando e viene identificato col nome appunto Elohim. Se noi andiamo nel verso numero 3, il verso numero 3 dice non avere altri dei in faccia a me. Allora noi qui abbiamo il nome di Dio scritto così, Elohim. Vediamo un pochino come scrive il nome dei, che non si riferisce appunto a Dio, questo è, eccolo qua, l'ho selezionati tutte e due, allora lo voglio fare meglio, qui c'è scritto dei, qui c'è scritto Iddio, li ho selezionati, allora Iddio lo scrive Elohim, vediamo dei come lo scriverà, quindi dobbiamo andare nel verso numero 3 che comincia con nonne, quindi andiamo a cercare il nonne, come si dice no, si dice lo, benissimo, eccolo qua. Eccolo qua, lo, ok? Lo non lo voglio selezionare per non perdere questi due. Lo è no, lo, Ichie, Lecha, Elohim, Hacherim, no Hacherim, scusate, Acherim, Al Panai, Penei è faccia, quindi Panai è faccia, vedete? C'è scritto qua, faccia, benissimo. Quindi Alpanai, e finisce qua. Quindi noi vediamo che anche la parola dei, inteso come appunto dei stranieri, lo va a fare col termine Elohim. Eccolo qua. Qui c'ho un Elohim per indicare il termine appunto dei, e allo stesso tempo, eccolo qua, c'ho un altro Elohim per indicare il termine Dio. Quindi la stessa scrittura nell'originale, ok? Mo ve voglio selezionare questi due se me lo fa fare. Sì, me l'ha fatto fare, meno male. Quindi io qui ho Elohim nel verso numero 3, vedi, lo, nel verso numero 3 per parlare di, vediamo se posso selezionare pure questo, sì, me lo fa fare. Ah, me l'ha fatto fare per tutti e quattro, meno male, va. Allora, verso numero 1, Iddio, il Dio vero viene chiamato, eccolo qua, Elohim. Verso numero 3, dei stranieri vengono chiamati Elohim. Quindi, cari amici in ascolto, cari amici in ascolto, noi stiamo vedendo, ok, come il termine Elohim, intanto con questi due esempi, può essere utilizzato, ok, sia per riferirsi al Dio vero oppure per riferirsi a dei stranieri. Bene, questo è molto importante. Poi il termine Elohim, vediamo un pochino, si può riferire anche ai giudici. Bene, allora questa la lasciamo aperta e andiamo, torniamo nella Torah, ok? Rimaniamo in Shemot, però ci spostiamo dal capitolo 20 al capitolo numero 21 e quindi lo vado ad aprire. Eccolo qua, l'ho aperto a fianco. Eccolo qua, vado a ingrandire la pagina. Mi trovo nel capitolo numero 21, vado nel verso numero 6. Eccolo qua. Eccolo qua, il verso numero 6 è molto importante perché noi da qui capiamo che Elohim può avere altri significati. Bene. Allora, vogliamo leggere. Aspetta, perché qui c'è un problema. Ah, benissimo, allora qui c'è un problema. Allora, in questa pagina c'è un problema tecnico che voi, se ci fate caso, se io esco, entro, ok, mi seleziona tutta la pagina. Quindi non mi fa selezionare nulla, perché se io provo a selezionare, a spingere, quindi a selezionare, giusto, mi aprirà un'altra pagina. Quindi non mi fa selezionare, quindi purtroppo non mi potete seguire. Diciamo con la selezione. Allora,
Allora, non seleziono, eccolo qua, qui mi trovo 21, Shemot 21, Esodo 21, verso 6, leggiamo. Qui è la comunità rabbinica italiana che traduce e dice: il suo padrone o signore, dipende come tu lo voglia tradurre, il suo padrone o signore, ok, lo presenterà al tribunale. E fattolo accostare all'uscio o allo stipite della porta, appunto da mezzusà, il padrone gli forerà l'orecchia con la lesina e quegli lo servirà per sempre. Nota bene, il rabbinato italiano, e non solo quello italiano, il rabbinato ufficiale mondiale, ok, traduce Shemot 21:6 con: il suo signore, ok, lo presenterà al tribunale o ai giudici. Attenzione, questo è molto importante. Allora noi andiamo a cercare qui adesso il verso numero 6, che significa, che inizia con: il suo padrone lo presenterà. Andiamolo a cercare, dove sta? Allora, questo non è, eccolo qua. Inizia da qua. Qui c'è scritto Vehi Gishò, Vehi Gishò, quindi fare accostare Adonai, vedete, Signore, il suo padrone, lo chiama il suo padrone o il suo Signore, lo chiama Adonai, perché Signore può essere il Signore oppure un Signore qualsiasi. Ecco. Così è la parola Elohim e così è la parola Adonai, quindi, che significa Signore. Quindi qui traduce il suo padrone o Signore, loro non hanno messo Signore, ma significa Signore, proprio per non nominare il nome di Dio in vano, insomma, eccetera, eccetera, dice appunto Adonai, poi dice lo presenterà al tribunale. Vediamo come traduce la parola tribunale o giudici, secondo come altri traducono. E quindi dice Vehi Gishò Adonai El Ha Elohim. Ecco qui che la parola tribunale o giudici viene appunto da Elohim. Eccolo qua, Elohim, c'è l'articolo. Ha Elohim. Elohim significa anche giudici, secondo il contesto. Ecco da dove poi si sale al significato dei nomi. Benedetto è il santo nome del Signore. Allora, facciamo così. Allora, no, che era? Che capito? Ah no, 21:6, ho fatto al contrario. Eccolo qua. Allora, vedete, qui ci sono, adesso abbiamo visto, ok, abbiamo visto l'originale. Le revisioni possono tradurre anche in modo diverso, però non cambiano il contesto. La Diodati dice faccialo il suo signore, vedi, il suo signore, ok. Qui nel testo, ok, io però voglio fare una cosa, io voglio fare questo. Eccolo qua, ho fatto un giochetto, abbiate pazienza perché io vi voglio proprio far rendere conto, ho fatto sto giochetto in maniera tale di farvi rendere conto della situazione, perché così le metto a cavallo. Ok, abbiate pazienza. Allora, abbiate pazienza. Eccolo qua. No, troppo. Sì, le voglio mettere. Eccole qua, l'ho messe a cavallo. Allora, qui c'è il testo originale sulla destra, qui c'è la traduzione rabbinica, ok, eccola qua, e qui ho le varie traduzioni. Ci abbiamo la Diodati, la Riveduta, questa qui non la voglio neanche vedere perché c'è il copyright, per me qualcosa che porta il copyright per la parola di Dio è da denuncia spirituale, proprio va denunciata al trono di Dio, come ti permetti, non so neanche che cos'è sta gioia e neanche lo voglio sapere.
qui c'è la Diodati, qui c'è la Cei e qui c'è la Riveduta, nuova Riveduta. Allora, la Diodati traduce, è quella che traduce meglio, la vecchia Diodati, poi c'è la nuova Diodati. La vecchia Diodati è quella che traduce meglio e infatti traduce esattamente come i rabbini. Dice, faccialo il suo signore, vedi? E qua dice, dove sta? Ma no, aspetta che sto... Ecco, qui devo andare, eccolo qua, scusate. Eccolo qua, il suo padrone lo presenterà al tribunale. Lui dice, il suo signore, perché Adonai significa signore, loro non hanno voluto tradurre con signore, vabbè, per una serie di motivi, faccialo il suo signore comparire davanti ai giudici. Vedi, loro dicono, il suo padrone lo presenterà al tribunale e fattolo accostare, vabbè, all'uscio, e fattolo appressare all'uscio, vabbè, adesso questo non ci interessa. La Riveduta dice, allora il suo padrone lo farà comparire, vedi, davanti a Dio. Questo è molto importante, non dice davanti ai giudici, perché Elohim sta per giudice e sta anche per Dio. Però, c'è un però, che a sua volta i giudici sono voce di Dio. Perché i giudici sono voce di Dio? Perché è giustizia. Questo è molto importante. Ecco perché alle volte il Signore ha detto a Mosè, Rabbeno, gli ha detto, tu sarai un Dio per loro, certo, perché porterai la mia parola. Quindi Elohim può essere usato anche per una persona che non è un giudice, una persona qualsiasi. Perché quando, se io per esempio mi metto a leggere la Bibbia e basta, leggo solo la Bibbia, non è Alessio Evangelisti che parla. È il Dio che sta parlando attraverso Alessio Evangelisti, un canale indegno, un grande peccatore, tutto quello che ti pare, ma è Dio, perché non è la parola di Alessio Evangelisti o di chi che sia, ma è la parola di Dio. Quindi in quel momento il Signore dice, tu sei, diciamo per loro, un Elohim, gli ha detto a Moshe Rabbeinu. Questo è il contesto, ecco perché loro in questo caso hanno tradotto così, ma è meno letterale la traduzione. La traduzione effettiva e letterale è quella della vecchia Diodati, ecco perché io spesso dico, io leggo sempre la vecchia Diodati, perché è sempre una traduzione con i suoi limiti, ma è molto, è veramente buona, ok? Bene. Questo è molto importante. Benissimo. Allora, fammi vedere. Che devo fare? Che devo fare? Niente, devo fare. Devo chiudere. Chiudo qua, chiudo qua. E chiudo qua. Allora, aspettate che devo fare un po' di giochetti. Da, come diceva uno. Benissimo, cari amici, eccomi qua tornato. Che ve ne pare? Non ci siamo inventati niente. Siamo andati direttamente nella parola di Dio. Vi abbiamo mostrato i testi originali. Vi abbiamo fatto vedere quello che dice il testo originale e appunto qualcuno ha detto non ho mai visto nessuno fare un'analisi del testo. Ecco, Alessio Evangelisti te l'ha fatto. Sei felice? Non sei felice? Mi dispiace per te. Noi siamo tanto felici perché abbiamo la presenza di Dio nel nostro cuore e abbiamo pace e gioia nel cuore, e quando andiamo a dormire dormiamo tranquilli, sereni e asciutti, senza paura del buio. Tu ce l'hai paura del buio? Dice, che c'entra, che c'entra? Tante cose non dite, che non riuscite neanche a dormire, perché quando ti manca la presenza di Dio non ti puoi fare neanche un sonno tranquillo. Te lo dice uno che per anni ha dormito senza la presenza di Dio, e lo so io quanto ho sofferto. Bene, quindi, cari amici in ascolto, Elohim, poi se continuiamo insomma staremo qui ore e ore e ore, Elohim può essere utilizzato, ok, anche per identificare persone normali, persone comuni, oppure persone importanti come giudici, oppure angeli, oppure esseri che vengono appunto da quel mondo dove c'è il Dio, oppure Dio stesso. Infatti sono circa 2000 volte
2000 volte circa la parola di Dio utilizza il termine Elohim per riferirsi al grande Signore, sia lode e gloria al suo nome. Benissimo. Bene, allora, vogliamo vedere, dopo aver fatto questa analisi linguistica, dopo aver fatta questa, diciamo, esegesi, no? Questa ermeneutica biblica, vogliamo vedere quello che dice, ok, il vocabolario di ebraico, che ricordo chi, per chi non ha seguito i video precedenti, questo vocabolario viene venduto in tutte le librerie ebraiche italiane, ok? E quindi è un vocabolario usato anche dai stessi ebrei, dai stessi rabbini, e viene anche, insomma, molto quotato, anche ben quotato anche da loro. Vogliamo vedere appunto quello che ci dice questo vocabolario, che è un vocabolario scientifico. Bene. E quindi anche questa volta vi vogliamo invitare a seguirci. Prego, venite qui. Eccoci qua, cari amici. Questo è il vocabolario. Lo voglio aprire. Eccolo qua. Allora, vocabolario lessico di ebraico biblico, ok? Bene. Allora, andiamo a cercare il termine Elohim. Si trova subito all'inizio perché inizia con Aleph. Eccolo qua, vedete? Ok. Allora, cerchiamo la Lamed. Questa è la Yod. La Kaf, eccola qua, questa è la Lamed. Bene. Eccola qua, ecco qua, vedi, qui c'è El, termine El, qui c'è scritto El. El, Dio Supremo, insomma, qui c'è tutta poi la, come dire, tutte le varie, i vari significati. Eccolo qua, questo è Elohim. Allora, abbiate pazienza perché io devo mettere, perché io devo indicare. Allora, metto un attimo, ecco, ho messo il cappuccio alla penna per non spoccare il vocabolario. Allora, eccolo qua. Allora, qui c'è scritto Elohim, ve lo ricordate, no? C'è la A, c'è la Aleph, c'è la Lamed, c'è la He, c'è la Yod, c'è la Mem. Bene, quindi può significare dei, può significare divinità, eccolo qua, può significare natura divina, può significare Dio, può essere utilizzato al singolare, può essere usato come dei, come divinità, eccolo qua, dei. Purtroppo sta webcam non vale niente, come al solito, è sempre la solita. Ok, benissimo. Poi, ancora ci ripete che può essere usato come Dio. Okay. E può significare formalmente il carattere divino, oppure una qualità eccellente, eccezionale, che si può attribuire anche a persone. Può significare divino, può significare celeste, può significare anche messaggeri divini. Può essere un superlativo, di straordinario o sovrumano, quindi persone che vengono appunto dall'altro mondo. E può essere un titolo, eccolo qua, titolo di magistrati, quindi giudici, titolo di magistrati, so, qui si legge malissimo. Elohim, ok? Eccolo qua, vedete? Continua fino a qua. Elohim. Questo è il vocabolario, come già vi abbiamo fatto vedere, ok? Vocabolario di ebraico biblico, venduto anche nelle librerie ebraiche di Roma e d'Italia. Il vocabolario originale di questo qua è stato scritto in spagnolo, magari ce l'avessi.
Purtroppo in spagnolo non ce l'ho, magari. Bene, perché quello fatto in spagnolo è fatto ancora meglio, perché è proprio quello suo, quello originale. E io non ho nessun problema con lo spagnolo, per me spagnolo e italiano c'è nessuna differenza. Magari ce l'avessi in spagnolo. Bene, cari amici, quindi questo è molto importante, molto 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 importante. Alcuni dicono che Elohim, perché è al plurale, domanda. Beh, dipende a chi fai questa domanda, a chi la fai questa domanda. Se la fai a un ebreo ti dirà una cosa, se la fai a un cristiano ti dirà un'altra cosa. La verità è che la parola di Dio nel suo contesto presenta una pluralità nel Yahweh. Noi di questo ne abbiamo parlato e abbiamo dimostrato come il giudaismo antico, ok, ha sempre creduto nella pluralità del Yahweh. Questa definizione gliel'ho data io, l'ho chiamata così, ok, la pluralità nel Yahweh. E che con l'avvento del Cristo, la morte del Cristo e la risurrezione del Cristo è nato il giudaismo moderno, che prenderà forza nel Talmud, e quindi hanno distrutto, ok, tutto quello che era il giudaismo antico, e quindi hanno nascosto tutte le prove di questa pluralità nel Yahweh. Ma Elohim è al plurale perché parla di una pluralità nel Yahweh che viene a concretizzarsi in tre figure. Ecco qui la Trinità, che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Vedete come combacia tutto? Non è un pluralis maiestatis o un pluralis di forza. No, no. È un pluralis proprio di essenza divina. Proprio Dio è non un Dio che si manifesta in tre persone, ma un Dio composto da tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Infatti, loro... No, apro parentesi, voi noterete che gli ebrei non riconoscono più il peccato originale, perché con il giudaismo moderno, che nasce appunto subito dopo Cristo, nel primo secolo, dal 150 dopo Cristo nasce su per giù, ok, con l'avvento del Talmud, eccetera, eccetera, loro hanno tolto la dottrina, che è sempre esistita, del peccato originale. Perché se tu riconosci un peccato originale, se un ebreo riconoscesse un peccato originale, questo avallerebbe l'avvento del Cristo, la morte del Cristo, la risurrezione del Cristo, per il perdono dei peccati di chiunque si riconosce tale, appunto, peccatore, e va al Padre nel nome di Gesù. E siccome loro non vogliono riconoscere il Cristo, automaticamente hanno inserito l'inesistenza del peccato originale. Ecco perché gli ebrei non hanno peccato originale, non riconoscono il peccato originale. Ma se voi andate a dare un semplice sguardo alla Torah, che è composta da centinaia di comandamenti, voi noterete come sono ivi presenti una infinità di comandamenti che riguardano proprio il peccato originale, l'espiazione, che non vuole essere solamente il tamè, l'essere impuro o l'essere puro, eccetera, eccetera, eccetera. No, ci sono sacrifici proprio di peccato, di separazione da Dio. Questi comandamenti, questi che riguardano i sacrifici, soprattutto il sacrificio dei sacrifici, è sempre stato il sacrificio della paraduma, quindi della giovenca rossa, che è quel sacrificio che è, come dire, che cancellava tutte le impurità, tutto l'essere impuro e tutti i peccati, perché c'è l'impurità e c'è anche il peccato, sono due cose diverse, ok, impurità e peccati del popolo, e questo lo faceva la giovenca rossa, descritta in Numeri 19, proprio perché è un sacrificio che non ha a che fare con il sacrificio levitico,
perché non viene dal sacerdozio levitico, come Melchisedec viene da Giuda, non viene dal Levitico, così il Cristo Gesù non viene da Giuda, ma viene da Melchisedec, l'ordine sacerdotale del quale anche la paraduma non aveva nulla a che fare con il Levitico, ma era estranea al Levitico. Noi abbiamo fatto un video intitolato La Giovenca Rossa, manco mi ricordo, è la paraduma, insomma, lo trovate, dove il Cristo ha adempiuto perfettamente quella profezia. Lì si trova descritta in un capitolo che non è allegorico, ok? A sua volta, in chiave allegorica, c'è una grande verità che a sua volta questa grande verità non è allegoria. 1, 2, 3. A proposito, chi ha visto i video precedenti, ciò che è allegorico e ciò che non è allegorico. Quindi questo è molto importante. Benissimo. Quindi la parola di Dio è proprio la dimostrazione che c'è Dio. È una prova scientifica che c'è Dio, ma per un'infinità di cose. Quindi loro dicono, gli ebrei dicono, no, perché se ci fate caso, Elohim, quando si riferisce a Dio, è sempre preceduto al singolare, con un verbo singolare, eccetera, eccetera. E noi diciamo, non possiamo dire ignoranti, perché non sono ignoranti, però sono un po' bugiardelli. E ve lo voglio far vedere. Bene. Però ve lo voglio far vedere. Ve lo voglio far vedere anche dal sito Torah. Ma sì. Allora, torno. Ok, allora siamo di nuovo registrando. Adesso apro di nuovo questo, così, questi due li vado a cancellare e andiamo in Bereshit questa volta, capitolo 20, eccolo qua. Lo apro qua e mi voglio preparare già il capitolo 35, che sarebbe 32... sarebbe questo, 35. Benissimo, venite con me. Allora lo facciamo un pochino più grande, anche questa volta non mi fa selezionare, perché mi seleziona tutta la pagina. Allora andiamo no, ho messo il 23, no, a me mi interessa il 20. Perché ho messo il 23? È perché mi sono sbagliato. Ecco, questo è il 20. Andiamo bene. Abbiate pazienza. Ma che sta a fare? Il 20. Scusate. E a Roma si dice non ci coglio. Oh, ce l'ho fatta. Ci picchia. Abbiate pazienza. Sto a perdere colpi pure io, eh. E ogni tanto ne faccio qualcuna. Allora, che amarezza. Eccolo qua, ok, 20, 20, 13. Allora andiamo a cercare. Ah, questo me lo fa selezionare, grazie a Dio. Quindi, allora, il 20 numero 13, benissimo, eccolo qua. Questo è capitolo 20 della Bereshit, ok? Capitolo 20 della Genesi, quindi il verso numero 13. Eccolo qua, questo è. Quindi il verso numero 13. Allora, qua dice: ora, quando Dio mi fece andare errante, lungi dalla casa paterna, io le dissi: questa è la grazia che devi farmi in ogni paese dove ci recheremo. Di me, egli è mio fratello. Benissimo. Allora, la frase che ci interessa è questa. Ora, quando Dio mi fece, ok? Quando Dio mi fece. Vediamo se, come dicono loro, ok? È sempre al singolare. Lasciamo stare adesso la traduzione. A noi ci interessa l'originale. Questo è molto importante. Allora, l'inizio, eccolo qua. L'inizio
diciamo delle, oh, signore santo, eccolo qua, vediamo se ci riesco, perfetto, eccolo qua, ce l'ho fatta. Allora inizia così, qui c'è scritto Vayehi Kasher Hiteu Oti Elohim. Cari amici in ascolto, fino a prova contraria, ok? Qui c'è un plurale plurale. Perché Elohim è plurale. Ma attenzione, perché Hiteu, che sarebbe questo, U è un plurale. Quindi praticamente quando dice Vayehi, ok, che sta per essere, insomma, ha a che fare con, è un verbo essere, essere, quindi fu, ok, Vayehi essere, fu, Kasher, quindi Kasher, che come, Asher che, è molto usata, viene usata più di 1000 volte in tutto il Tanakh ebraico, quindi Kasher, Hiteu, ok, Hiteu significa un plurale di errare al plurale, quindi errare, fecero errare gli Elohim, fecero errare me, insomma, o ti e me, fecero errare me Elohim, fecero errare me gli Elohim. Quindi qui c'è un plurale e qui c'è un plurale, quindi non è vero affatto che Elohim è sempre preceduto da un singolare, e qui si sta riferendo a Dio. Infatti gli stessi ebrei, i rabbini italiani, come vedete qua c'è scritto Iddio. Ora, quando Iddio mi fece andare errante lungi dalla casa paterna, qui c'è, si riferisce, infatti quasi per la totalità delle volte Elohim si riferisce proprio a Dio. Sono 2000 volte che si riferisce a Dio e 100 volte, diciamo, che si riferisce a dei stranieri, e altre poche volte che si riferisce a, appunto, a esseri umani, tipo giudici o Mosè, o quando gli Elohim videro che le figlie, insomma, le figlie di, vabbè, il famoso passo di Genesi 6. Un altro punto dove appunto troviamo il, diciamo, il concretizzarsi di questa situazione non è Genesi 32. Io sto dando un sacco di numeri stasera. 35. Ah beh sì, ma devo aprire sempre il 32, giusto? Perché poi devo arrivare al 35, giusto? No, questa volta ha fatto bene. 34, 35, 35. Eccolo qua. Genesi 35, ok? Quindi il verso è, dovrebbe essere qui. Il verso, eccolo qua. 35 verso 7, sì, fabbricò là un altare. Benissimo, sì, è questo. Vediamo se me lo fa selezionare, sì. Allora, e fabbricò là un altare e denominò il luogo, vedi, El Betel. Vi è il Dio in Betel. El Betel. Quindi El Dio Betel, Dio casa di Dio. Ok? El è Dio. Bet è casa. El è Dio. Quindi Dio casa di Dio. Quindi denominò il luogo Dio casa di Dio. Lo traduce, però adesso vogliamo, vabbè, El Betel, poiché ivi gli si era palesato, vedi, Iddio. Benissimo. Questo è importantissimo, ok? Quindi, allora, da dove inizia il numero 7? Da qua. Eccolo qua. Infatti, il numero 7, eccolo qua, vedi, qui c'è la Zain. La Zain, vedi, Zain è il numero 7, quindi è il verso 7. Quindi Vaiven Sham Mizbeach
o Misbeach, scusate, qui lo Sheva è muto, Misbeach, Vaikra, Lakom, El, Beit El, quindi El, Beit El, quindi Dio, casa di Dio, Kisham, ok? E Niglu, Alai, Ha Elohim, Bevarcho. Benissimo. Quindi dice Vaiven, eccolo qua, Vaiven costruì Sham, ok, un altare, costruì Sham, poi Misbeach, Vaikra, quindi un altare, e Vaikra significa chiamare, Lamakom, quindi luogo, ok? Quindi El Beit, quindi El Beit El, quindi Dio, casa di Dio, chi, poiché Sham, la, eccolo qua, questo è il plurale. Niglu, vedete come prima c'è una U finale? Niglu, oppure gli ebrei romani questa la pronunciano, la U finale la pronunciano I, Nigli, però vabbè, noi siamo sul sefardita, sul classico. Quindi Nigli è plurale, significa rivelarsi al plurale. Si rivelarono Elain a lui, Ha Elohim, gli Elohim. Quindi Niglu si rivelarono Alai Ha Elohim, gli Elohim, plurale, eccolo qua. Oh, non mi viene, non mi fa evidenzia niente, non me lo fa evidenzia, vabbè, non me lo fa evidenzia, va bene. Niglu è plurale, plurale di rivelarsi, e Ha Elohim è sempre plurale, Ha è l'articolo e Elohim è appunto il nome di Dio. Infatti qui dice ivi si era palesato, appunto si rivelarono, che è Niglu, rivelarsi, si è, quindi palesarsi, rivelarsi al plurale, Dio Elohim, eccolo qua. Vabbè, non me lo fa evidenziare, questo è molto importante. Benedetto il santo nome del Signore. Detto questo, vogliamo tornare. Allora, vogliamo tornare a noi, quindi vado a chiudere, eccoci qua, bene, ho chiuso, sì, ho chiuso, bene cari amici, quindi noi abbiamo visto che Elohim si riferisce a Dio anche quando è a plurale plurale, che non è sempre singolare plurale. Quindi è tranquillamente, come dire, viene utilizzato con il plurale proprio perché la parola Elohim vuole indicare una pluralità di divinità, che non sono tre D, ma è un solo Dio, ma che questi è formato da tre persone ben diverse, ben distinte, quali il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Bene, ora, come dicono i nostri cari amici ufologi, facciamo finta che nessuno sa quello che significa Elohim. Noi diciamo, loro dicono sempre facciamo finta che quello che leggiamo è vero. E noi diciamo facciamo finta che quello che loro dicono è vero. Facciamo finta che nessuno sa quello che significa Elohim. Domanda, annulla questo l'esistenza di Dio? Annulla questo la creazione? Annulla questo che comunque è stata messa in opera, anche se già esisteva, come dicono loro, facciamo finta, della materia, hanno organizzato il sole, la terra, sempre se prendiamo la parola di Dio, perché immagino che loro credano a quello che dice la parola di Dio, altrimenti se non credono a quello che dice la parola di Dio, perché predicano contro la parola di Dio? Domanda. Perché non vanno a predicare contro quelli che crocifiggono i cristiani? Ah,
quello non lo fanno, non vanno a studiare quello, non vanno a studiare i credi di quelli che uccidono i cristiani, che li crocifiggono, che li bruciano vivi in questo momento. Ah, quello non lo fanno, però predicano contro la parola di Dio. Immagino che loro, a parte il fatto che non l'accettano, ma almeno immagino che credono, altrimenti perché predicano che ci sono degli alieni se poi non vi credono quello che c'è scritto? Vorremmo sapere qual è il loro punto di vista. E soprattutto il punto di vista, non tanto loro, perché tanto noi sappiamo che sono dei massoni, quanto quello dei cosiddetti loro sostenitori. Quindi Elohim ha un significato ben concreto, e non che nessuno sa quello che significa. El Shaddai è la stessa cosa. E anche se facciamo finta, nessuno saprebbe, facciamo finta, qual è il significato di questo nome, domanda: ma tu lo conosci il significato del tuo nome? Ma tu lo sai che ogni parola ha un significato? Tu lo sai che ogni nome ha un significato? Il mio nome, Alessio, significa colui che difende e protegge. Guarda caso, io amo difendere e proteggere la verità della parola di Dio. È un caso? O un Dio caso, chissà. Nel senso che tutto è sottoposto a Lui. Ma tu, immagino che la maggior parte delle persone non sanno qual è il significato del proprio nome, giusto? Cessa di esistere quella persona in virtù di questo fatto? No, non cambia niente. E allora? Come puoi dimostrare l'inesistenza di Dio semplicemente dicendo nessuno sa quello che significa Elohim, bugia, detto proprio alla romana. Nessuno sa quello che significa El Shaddai, quindi non c'è Dio. Parte che con quello non si dimostra affatto l'inesistenza di Dio, e comunque è una bugia pure quella, come diciamo a Roma. Cari amici in ascolto, quello che voi proponete è fazioso, è subdolo, è massonico. Non avete nessun fondamento, non avete nessuna conoscenza, non avete niente, siete privi. Vi improvvisate tutti come maestri di ebraico, noi non siamo professori di ebraico. Il nostro ebraico è un ebraico umilissimo, semplice, conosciamo le regole grammaticali, siamo umili, non siamo insegnanti, però quello che conosciamo è più che sufficiente per leggere un testo e anche per tradurlo nel nostro piccolo, chiaramente. E poi non siamo professori, quindi. Ma insomma, voglio dire, quello che noi abbiamo detto lo hanno detto anche grandi chacham, come appunto Rashi, quindi, come dire, puoi anche non credere a noi, ma come dire, puoi anche non accettare, ma comunque i più grandi linguisti al mondo hanno detto le stesse cose. E questi non erano ufologi massoni. Ecco. Uno su tutti, Rashi, Rambam, ma tanti. La stessa scuola rabbinica, chi segue appunto questa scuola qui, è perfettamente allineata con quello che stiamo dicendo. E questi ufologi non hanno un solo lavoro approvato da una comunità scientifica regolare e quindi si devono accontentare di un sito, un forum e un dibattito fatto con tre venduti. Dico tre perché il rabbino ovviamente manco se l'è filati, stava lì a testa bassa a leggere. Vedete il video numero 3. Finiamo qua con questo video perché da dire ce n'è veramente tanto. Comunque non so quanto ancora andranno avanti questa serie di video, e a un certo punto poi finiremo e torneremo diciamo ai nostri soliti video. E che volevo dire? Non so che altro dire. Volevo dire forse qualche altra cosa, adesso non mi viene in mente. E niente, abbiamo appunto trattato alcune cose, alcuni nomi, El Shaddai, Olam, Bara, adesso abbiamo trattato Elohim. Ah, ecco questo volevo dire, con queste poche verità che abbiamo portato alla luce, ok, e che non ci siamo inventati niente. Con queste poche verità praticamente abbiamo la verità stessa, ha smontato tutte le barbarità che questi ufologi appunto vanno dicendo sul Dio alieno della Bibbia. E quindi voglio dire, non c'è bisogno ancora di andare troppo alle lunghe.
Parleremo un pochino anche del cosiddetto Dio guerriero, nella parola di Dio che non è vero niente, o del Dio assassino, o di tutte le barbarità che vanno dicendo questi. Faremo anche qualche video dedicato a tutte a alcune di queste cose, poi basta, perché una volta, come dire, parlato di queste poche cose, hai praticamente distrutto tutto quella che è la fantasia, le assurdità e la menzogna, appunto, di questi predicatori del Dio alieno nella parola di Dio. E quindi una volta fatto questo non serve più poi andare oltre. Ci sono i video saranno in rete e chiunque li può visualizzare, fare a sua volta le sue ricerche, studiare seriamente, studiare con persone competenti e non con degli ufologi, satanisti, massoni, stregoni, e vampiri e non so che altro dire. Bene, questo è stato il video, che Dio vi benedica. Grazie per averci seguito fino qua. Che Dio vi benedica. La pace sia con voi. E un caro saluto. Shalom.